ormai 4-5 anni fa, non ricordo esattamente la data, quando almeno in Lombardia, all'interno di attività gestite sia dalle Camere di Commercio che dalla Regione, abbiamo un accordo di programma che porta alla gestione comune di alcune iniziative promozionali sull'innovazione piuttosto che sull'internazionalizzazione. All'interno di queste attività promuoviamo dei bandi specifici tirati da un obiettivo all'altro. Qualcuno all'inizio di questo processo diceva sì, facciamo questi bandi magari anche per l'implementazione dell'utilizzo della strumentazione telematica e del web per il proprio marketing internazionale presso le imprese. Il tutto si faceva su carta, con tanta carta da consegnare da parte delle imprese, con tanta carta da realizzare da parte nostra, con tanta carta che andava e veniva per chiedere spiegazioni e dare queste spiegazioni, fino all'ultimo pezzo di carta che era se non un assegno o un qualcosa che comunque diceva che i soldi alle imprese non erano arrivati. Nel giro di poco tempo ci si è resi conto che il passare a una gestione completamente telematica via web dei bandi, dalla domanda iniziale dell'impresa fino all'erogazione finale del contributo, era una scommessa fattibile e non solo interessante e utile per la pubblica amministrazione in quanto soggetto che gestiva questi bandi, che aveva quindi molta più efficacia ed efficienza nella loro gestione, ma soprattutto ancora una volta che spingeva le imprese e attenzione le loro associazioni, che spesso non solo le rappresentano ma nel caso delle piccole imprese le aiutano a spesso a gestire anche singole procedure, quindi spingere anche le associazioni territoriali a rendersi conto della portata forte di modalità telematiche di gestione di procedure nel caso specifico dei bandi. Chiudo dicendovi che una grossa Camera di Commercio della Lombardia, diciamo quella di Milano visto che era più grossa, in un primo momento si oppose o comunque disse ma pensiamoci bene, perché noi abbiamo provato l'anno scorso a gestire un bando sia telematicamente che su carta, solo il 2% ha scelto la strada telematica e quindi non possiamo imporre al 98%. In realtà dopo 12 mesi il 100% era obbligato, tra virgolette, ma positivamente a scegliere la strada telematica e nessuno ha rinunciato a presentare un progetto perché la strada era telematica. A seguire quel 2% di avanzati e di disponibili che si erano attrezzati voleva dire abbandonare, cioè non seguire quel 2%, voleva dire abbandonare anche il 98% che avrebbe continuato a lavorare con altre modalità. Bene, grazie per questa.